Allora, eccoci, è arrivato il momento di un viaggio speciale, un viaggio davvero ai limiti dell'incredibile, come quelli che possono essere immaginati nello spazio. Qui si parla di un altro spazio, l'idrospazio, e saliremo a bordo del sottomarino Alvin, che ha un nome, è tutto un programma, con il professor Donato Giovannelli. Eccoci. Professor Donato Giovannelli, professore ordinario di microbiologia alla Federico II di Napoli, che nel 2022, se non sbaglio, ha fatto una missione a bordo dell'Alvin, questo sottomarino molto particolare che è un po' un mito per chi si interessa di queste cose. E vedrete che il paragone con le missioni spaziali non è per niente esagerato, anzi. Ora io vorrei che poi continuasse lui a parlarci in dettaglio di tutto il resto, ma pensate che si tratta di un mezzo che nella missione che descriverà il professore è arrivato a, cioè la missione si è svolta a 2560 metri sotto il livello del mare. Però la profondità di progetto, cioè almeno nell'ultima versione, la profondità di collaudo supera i 6.000 metri, 6.500 metri esatto. Ci sono soltanto 5 mezzi al mondo, è un club molto ristretto, di mezzi in grado di avere prestazioni di questo genere. Ma quello che distingue questi mezzi, e soprattutto, direi forse soprattutto più degli altri, l'Alvin, è che a quelle profondità non ci va per record, ma ci va per lavorare, anche molte ore, cioè le missioni durano 10-12 ore, una media di 9, e durante queste missioni è in grado di svolgere una serie di compiti che hanno veramente del fantascientifico. Prego, professore. Grazie mille per l'introduzione. Grazie a Mare Nord-Est dell'invito, sono davvero contento di essere a Trieste, una città a cui sono particolarmente legato sia per le attività subacquee che per le attività di vela, infatti sono un assiduo frequentatore della Barcolana. Oggi volevo raccontarvi un po' l'attività che facciamo, io sono un microbiologo, mi occupo di microbiologia degli ambienti estremi e per ambienti estremi col mio gruppo studiamo specialmente ambienti geotermali e ambienti polari. Infatti con l'attività del mio gruppo ci spostiamo dal lavoro in altitudine come nel deserto dell'Atacama o nelle zone alte dell'Argentina dove lavoriamo anche oltre i 5.500 metri fino a 6.000 metri di altitudine fino al lavoro subacqueo che qui vedete in immersione con attrezzatura ARA o qualche volta Nitrox o Trimix fino ad arrivare al lavoro col sommergibile. Profondità massima a cui siamo arrivati col mio gruppo sono 2700 metri, quindi diciamo che tra i 6.000 metri e meno 2500 copriamo un bel range di attività con il mio gruppo di ricerca. Siamo interessati al modo in cui la vita e il pianeta interagiscono, ovvero si parla tanto di antropocene, si parla tanto di come l'uomo sta modificando l'ambiente, lo stiamo facendo a un tasso senza precedenti, lo stiamo facendo in maniera molto forte, ma non siamo l'unica specie che modifica il pianeta. Tutte le specie viventi in qualche misura modificano il pianeta, tutte lo hanno cambiato, basta pensare all'ossigeno che respiriamo, che è l'effetto della fotosintesi, senza il quale questo pianeta non avrebbe ossigeno e non ha avuto ossigeno per quasi 2,5 miliardi di anni della sua storia, e quindi col mio gruppo siamo interessati a questa interazione, noi la chiamiamo coevoluzione, abbiamo un sacco di progetti attivi a riguardo e la maggior parte delle immersioni che facciamo sono all'interno di un progetto europeo, IRC, chiamato Coevolve. Per studiare l'interazione tra vita e pianeta ci spostiamo su diverse zone del nostro pianeta. Qui vedete una delle mappe che teniamo aggiornate sul nostro sito dove potete cliccare e andare a vedere le attività che abbiamo su ciascuna di queste zone. E oggi mi faceva piacere raccontarvi e farvi vedere un po' dell'attività subacquea che facciamo per questa ricerca, cominciando da zone che sono molto più vicine a noi fino a portarvi alle immersioni appunto con l'Alvin e passare un po' di tempo parlando dell'Alvin, di come funziona e di quello che facciamo con l'Alvin. Il primo posto è un posto che dovreste conoscere molto bene, sono le Isole Eolie, questa è una vista dal cratere di Vulcano. Le Isole Eolie sono vulcani attivi, come tante delle province italiane, c'è tutta la zona di intorno ad Anzio, Tor Caldara, i Colli Albani, la zona della Campania,
le olie sono particolarmente attive. In questa zona noi ci immergiamo per campionare fumarole subacquee, zone di emissione di gas. Esistono decine di punti alle olie che sono stati mappati con queste missioni, col mio gruppo abbiamo contribuito a descriverne alcuni di nuovi e siamo tra i primi a studiarne la microbiologia. E qui potete vedere alcune delle fumarole in immersione, ci sono delle vere e proprie colonne di gas che vengono rilasciate sul fondo marino ed è presente comunità batteriche di zolfobatteri bianchi che sono come una patina bianca che incrosta tutto quello che è presente sul fondo. Sono immersioni che compiamo fino a 40 metri di profondità nella maggior parte dei casi massima, missioni in cui raccogliamo campioni che inoculiamo, preserviamo direttamente sul fondo marino o che poi rispediamo in superficie utilizzando palloni da sollevamento e device di qualsiasi tipo. Un sacco del lavoro che il mio gruppo fa è un lavoro che appositamente facciamo molto low tech, perché vogliamo che sia riproducibile da tutti i laboratori del mondo e vogliamo che possa essere ripetuto anche dai laboratori che non hanno la sostenibilità economica per acquistare attrezzature di altissimo livello. Per esempio, nel raccogliere e filtrare fluidi sott'acqua, fluidi termali, utilizziamo delle pompe peristaltiche che abbiamo disegnato e progettato e stampato 3D. Il progetto è libero e gratuito, chiunque può ristampare queste pompe al costo di €1,50 e sono delle pompe con cui può campionare fluidi marini subacquei a costo praticamente zero. Quindi ci teniamo molto col mio gruppo a far sì che quello che noi facciamo sia riproducibile il più possibile in altre parti del mondo. L'altro posto dove vi porto brevemente è a nord dell'Islanda, Eyjafjord, è in prossimità della seconda città più importante dell'Islanda, Akureyri, è chiamata la capitale del nord. È un fiordo dove esistono delle strutture geotermali stupende, delle strutture che sono alte 55 metri, delle colonne alte 55 metri, circa di 10-12 metri di diametro nel punto più alto. Qui potete vedere la colonna di Grande Stritan e Piccolo Stritan, esistono altre colonne nella zona. Queste colonne sono formate dai minerali che precipitano dovuti all'interazione dell'acqua calda, 75 gradi, un pH di 10,5, un pH molto alcalino che emerge da queste fratture sul fondo marino, che interagisce con l'acqua del fiordo che invece ha temperature di 7-8 gradi durante l'estate. Queste colonne precipitano, sono precipitate per migliaia di anni e hanno il top a circa 15 metri di profondità e non crescono mai oltre per via dell'azione delle onde che frammenta qualsiasi nuova crescita superficiale e quindi le mantiene ben livellate. Sono delle colonne che sono state scoperte circa 15-18 anni fa. Per anni nella zona si era parlato di possibili strutture sul fondo e veniva da antiche osservazioni dei pescatori che negli inverni più rigidi il fiordo congelava completamente, ma esistevano dei cerchi in cui il fiordo non congelava e si parlava di acque più calde che venivano in superficie. Queste acque a 70 gradi appunto che passavano i 15 metri di colonna d'acqua e non permettevano all'acqua di congelare in superficie. Sono state cercate per anni, le hanno cercate i tedeschi con una nave oceanografica, le hanno cercate in lungo e largo finché un subacqueo professionista islandese, in seguito a un inverno particolarmente freddo, è riuscito a prendere dei punti e le ha effettivamente scoperte immergendosi nel blu, nel nulla, andando a caccia, perché erano state cercate anche con side scan sonar, con multibeam, non erano mai state trovate, le ha identificate, le ha marcate e adesso sono patrimonio e un parco marino sommerso. Sono visitabili, sono immersioni molto molto tecniche, sono immersioni in acque che sono a bassissima visibilità, completamente verdi, normalmente, sono acque abbastanza buie. Le zone dove noi lavoriamo all'interno di queste strutture sono tra i 28 e i 40 metri, sono zone in cui queste strutture, che sono tendenzialmente scure, ricoperte di alghe, hanno invece delle macchie bianche bellissime dovute al minerale che precipita fresco e da cui fuoriesce quest'acqua a 75 gradi. Il fiordo è una zona complicata dove immergersi c'è forte corrente, sei nel centro del fiordo, le correnti sono in media 2,5-3, si usa stagna, l'acqua, io mi sono immerso anche d'inverno, l'acqua è intorno ai 3-4 gradi, quindi con tutti i problemi che ne conseguono nelle immersioni ad acqua fredda. Sono immersioni abbastanza tecniche che però ci permettono di studiare un ambiente unico, ambienti termali alcalini che sono simili a quelli che sappiamo esserci nelle dorsali oceaniche dell'Atlantico, in un campo famoso per quelli che fanno il mio lavoro, che è chiamato la città perduta, Lost City, con delle giganti colonne bianche che sono state trovate in questo caso a oltre 2800 metri di profondità, o molto simile all'attività geotermale che noi ci aspettiamo sia presente su Encelado, per esempio, o su alcune delle altre lune ghiacciate di Giove e Saturno,
dove la NASA, nel fare i suoi rilevamenti, ha rivelato la presenza di composti che suggeriscono un'attività termale alcalina, quindi molto simile a questa. Questi ho inserito alcuni brevi video per darvi un'idea del lavoro che facciamo e di come lo facciamo. Ci si approccia a queste strutture che sono letteralmente nel buio, anche se si va in piena estate, e all'improvviso comparirà sulla sinistra delle macchie più chiare bianche, che sono appunto le zone dove noi campioniamo e lavoriamo, e sono le zone dove c'è attività idrotermale. Le immersioni che facciamo in queste zone durano tra 50 minuti e l'ora e mezza, in cui siamo fermi, immobili, una volta raggiunto il punto, per raccogliere i campioni. Immaginate che nonostante abbiamo triplo vestiario sotto una stagna di altissima qualità, è un lavoro complicato, è un lavoro che prova fisicamente, la temperatura bassa si sente, insomma fa un freddo, si vede in basso una delle zone bianche, tra l'altro con uno dei nostri esperimenti piantato all'interno per misurare nel lungo periodo le variazioni di pH. L'ultima zona, e forse la più interessante dove volevo accompagnarvi invece, è la dorsale oceanica del Pacifico. È una zona che visito da moltissimi anni, la mia prima missione in queste zone era del 2012, ero ancora uno studente di dottorato all'epoca. Le dorsali oceaniche sono posti fantastici del nostro pianeta. Immaginate che noi oggi parliamo di teoria della tettonica placche come qualcosa che conosciamo, di ben assodato, di come si formano le montagne, le catene montuose, sono cose che abbiamo stabilito negli ultimi 60-70 anni. Agli inizi degli anni 60 non eravamo ancora sicuri di come le montagne si formassero. Nel 1957 è stata scoperta la dorsale oceanica dell'Atlantico. I primi report sono degli anni 50 e negli anni 60 le prime mappe pubblicate da Maritarp hanno rivelato la presenza di queste catene montuose continue, che potete guardare qui disegnate, che sono la catena montuosa e la catena di vulcani più lunga al mondo. Decine di migliaia di chilometri di fratture nella crosta terrestre, e sono i punti di sutura delle placche tettoniche da cui nuovo oceano, nuova crosta oceanica, nuova crosta terrestre cresce. Eruzione dopo eruzione allontanano i continenti e fanno crescere nuova crosta. La East Pacific Rise, queste montagne sottomarine sono state scoperte, non si sapeva che ci fosse attività geotermale. A metà del secolo scorso gli scienziati hanno cominciato a capire come funzionava il decadimento toreo-uranio nella crosta terrestre, hanno fatto i calcoli, hanno scoperto che il nucleo probabilmente era ancora fuso, e hanno calcolato quanto calore la Terra doveva rilasciare per non fondere, perché questo decadimento radioattivo produce una gran quantità di calore. Hanno predetto la quantità di calore emesso dalla crosta terrestre, hanno cominciato a misurarla sul fondo degli oceani e ne misuravano molta meno, i conti non tornavano. Non stiamo fondendo, però il calore è poco. Dove va questo calore? Alcuni scienziati hanno predetto che un modo per sottrarre calore alla crosta terrestre fosse appunto la circolazione di acque calde. Queste celle convettive giganti dove l'acqua di mare penetra nella roccia, si scalda a grande profondità e riemerge come acqua a temperature anche elevate, come abbiamo scoperto successivamente. Hanno cercato le sorgenti termali profonde per circa 15 anni, con spedizioni da milioni di dollari, la più famosa è la FEMOS, la French American Mid-Atlantic Undersea Project, dove 3 sommergibili e 5 navi hanno battuto in lungo e in largo la dorsale dell'Oceano Atlantico senza trovare nessuna traccia di emissione calda. Tutto cambia nel 1977. E come ci andiamo noi in queste zone? Ci andiamo col sommergibile Alvin, che è trasportato dalla nave madre Atlantis, che è l'ultima versione della nave. La prima Atlantis era un veliero a vela, non trasportava il sommergibile, ma è stata una grande nave oceanografica che ha contribuito molto alla nostra conoscenza del Deep Sea, e lo facciamo entrando nell'Alvin e andando in profondità assieme al pilota. L'Alvin, tra l'altro, è l'unico dei 5 sommergibili che prima venivano menzionati che trasporta 2 scienziati e un pilota. Tutti gli altri sommergibili degli altri paesi, il francese, i giapponesi, i russi e i cinesi, trasportano 2 piloti e uno scienziato per volta. Quindi l'Alvin è unico nel suo genere. Dall'ultima spedizione che ho fatto, una delle tante, una delle 7-8 ormai che ho accumulato negli anni, ne è nato anche un podcast. Pochi giorni prima di partire per la campagna mi ha contattato dei colleghi di Radio 3 Scienza con cui collaboravo da un po' raccontando il mio progetto, mi hanno chiesto di registrare la mia voce e registrare i miei pensieri da dentro l'Alvin e durante la campagna. Una cosa complessa, perché nell'Alvin non puoi portare nulla che non sia stato testato per rilascio di gas,
per stabilità delle batterie, perché comunque sappiamo tutti che in mare il nemico principale, nonostante la quantità di acqua che c'è, è il fuoco. Quindi qualsiasi cosa che sia batterie, qualsiasi cosa che può rilasciare gas, deve fare una serie di test ad alta pressione. Per fortuna c'era un piccolo registratore digitale che un collega aveva fatto testare anni prima, perché era un collega a cui non piaceva scrivere per le note scientifiche. Lui registrava note vocali che poi venivano sbobinate dai suoi studenti, e così ho utilizzato questo piccolo registratore e ho cominciato a registrare a bordo dell'Alvin. L'Alvin è un sistema tecnologico fantastico, è lungo circa 7,5 metri, pesa 20 tonnellate, è un sommergibile che è stato commissionato, è stato disegnato e poi varato nel 1964. Si chiama Alvin dal suo principale ideatore, Alan Vine, un geofisico e ingegnere che aveva spinto molto per sviluppare un sistema per le immersioni. Dal 64, quando è stato varato, l'Alvin ha avuto una carriera incredibile. Ad oggi abbiamo superato le 5.000 immersioni, ha avuto incidenti di ogni tipo, ha avuto incendi a bordo, è stato attaccato da un Marlin che poi è rimasto piantato contro la scocca esterna, è affondato. Nel 67 l'Alvin, mentre veniva trainato al largo del Massachusetts, è affondato e le tre persone a bordo col boccaporto aperto sono riuscite a scappare. L'Alvin è affondato a 1500 metri di profondità, è rimasto sul fondo per 11 mesi e poi è stato recuperato. Ed è stato recuperato praticamente intatto ed è stata fatta tantissima scienza, perché c'erano dei panini al prosciutto all'interno del sommergibile che non si erano degradati molto, e quindi molto di quello che sappiamo, ad esempio dell'attività microbica sul fondo degli oceani, viene dall'affondamento dell'Alvin. L'Alvin negli anni 60 ha contribuito a ritrovare e recuperare una bomba a idrogeno che è stata persa da un B-52 al largo della Spagna. Storia famosa di cui se ne parla anche in alcuni film di immersione come Uomini d'Onore, Men of Honors. L'Alvin è il sommergibile che si è immerso per primo nelle sorgenti idrotermali del Pacifico alle Galapagos, dove sono state scoperte, di cui parlerò tra poco. È anche il sommergibile che ha fatto per primo i filmati sul relitto del Titanic nel 1986. Insomma, l'Alvin ha costruito la storia un po' dell'esplorazione profonda. Come è fatto l'Alvin? È lungo 7,5 metri, ma in realtà gli occupanti sono all'interno di una sfera. L'iterazione attuale è una sfera di titanio, ha uno spessore di circa 12 cm le pareti della sfera. È una sfera di titanio di 2,01 m di diametro interno. Quindi tre persone, le bombole d'ossigeno, gli scrubber di CO2, tutti i sistemi di navigazione, tutti i computer, tutti i sistemi per manovrare, i sedili, i saccappelli di emergenza, il cibo, il caffè, tutto è in 2 metri di diametro di titanio di sfera, in cui vigono regole di sicurezza rigidissime. Ci si entra solo senza scarpe e vestiti di cotone per evitare l'elettricità statica, qualsiasi cosa che possa generare una scintilla. È vietato indossare orologi, orecchini, catenine, perché la chiusura del boccaporto è titanio su titanio, non ci sono guarnizioni di alcun tipo, è un sistema conico che la pressione fa aderire, per cui qualsiasi graffio potrebbe creare una via d'acqua. Si entra solo sbarbati completamente, freschi, perché in caso di incendio la prima cosa è chiudere le bombole di ossigeno per evitare di alimentare l'incendio, e bisogna indossare dei gran facciali che però non devono perdere, altrimenti si alimenterebbe il fuoco. Ci si pesa la sera prima, perché il sistema di ballast dell'Alvin deve essere fatto in maniera esatta. L'Alvin ha un sistema di pesi che vengono sganciati durante l'immersione, ha 7 motori elettrici che gli permettono di viaggiare a una velocità massima di 2,5 nodi sul fondo, ed è in grado di stare sul fondo operando per una circa 8-9 ore in media, ma fino a 12 ore, poi dipende da quanto usi le batterie, ma in realtà è in grado di supportare l'equipaggio al fondo fino a 3 giorni. Quindi in caso di emergenza l'Alvin passa la notte sul fondo, ci si posa sul fondo, si tirano fuori il sacco a pelo e si dorme sul fondo. Succede ad esempio quando arriva una tempesta improvvisa, tropicale magari, e il recupero non è sicuro, e quindi si passa il tempo sul fondo. L'Alvin ha anche un sistema di ballast molto interessante, perché è dotato di queste sfere, che vedete qui nella parte poppiera, che sono sfere che contengono un sistema mercurio liquido. Il sistema più efficiente per muovere il sommergibile lungo il suo assetto è semplicemente pompare mercurio liquido tra queste sfere, e questo permette di cambiare l'assetto del sommergibile in maniera molto molto efficiente. Questo è l'interno dell'Alvin, sono due fotografie, qui la vedete dall'esterno, uno dei 5 oblò con cui si può fare osservazione, oblò in acrilico, dello spessore di 28 cm, anche questi a tronco conico,
Qui vedete la seduta del pilota con il suo sistema di pilotaggio, alcuni dei computer all'interno del sistema. Di nuovo, questa è una foto invece all'interno della sfera, si vede la navigazione, le telecamere esterne. È dotata di due bracci robotici che hanno un sistema servo master, per cui esiste il braccio esterno, è una versione miniaturizzata interna. Quando tu all'interno muovi il braccio, quello all'esterno mima il movimento. E i piloti dell'Albin hanno una destrezza nell'utilizzare questi due bracci per fare operazioni molto complesse all'esterno, preparare sistemi di misura, sganciare interruttori, premere, raccogliere cose anche molto fragili, che è incredibile, sono davvero dei maestri in questo. L'Albin è lo stesso sommergibile degli anni 60, ma è cambiato tantissimo, perché l'Albin ha delle procedure, è di proprietà della Marina degli Stati Uniti, come molto spesso questi sommergibili, ma è gestito da un istituto oceanografico. È un sommergibile che, come vedete, è cambiato molto come forma e dimensione. È un sommergibile che ha avuto una serie di modifiche nel tempo e ogni 3 anni viene riportato alla base, viene smontato completamente e una quantità incredibile di pezzi vengono cambiati. Durante il Covid è stato fatto l'ultimo upgrade dell'Albin, che l'ha portato appunto da potersi immergere fino a 4.500 metri, come era l'ultima versione, quella del 2013 appunto, alla versione 2021, che invece arriva a 6.500 metri di profondità. Quindi copre il 95% del fondale degli oceani del mondo. E quando l'Albin va incontro a questo refitting completo di ogni 3 anni, poi viene fatta una serie di immersioni di certificazione con la Marina, che dura circa 6 mesi, con cui poi si assicura che il sommergibile sia assolutamente sicuro. E quindi è un sommergibile che, nonostante i piccoli incidenti, ha 0 incidenti mortali all'attivo, con oltre 5.100 immersioni fatte in tutto il mondo. Una vera e propria macchina di sicurezza e di lavoro incredibile. Una delle figure che mi affascina di più da quando ho cominciato a visitare l'Albin è quello di quello che io ho chiamato i cavalcatori di sommergibili. Sono gli operatori subacquei che danno assistenza all'Albin nelle operazioni di varo e di recupero. Sono quelli che lo disconnettono dalla nave madre, perché l'Albin è completamente disconnesso dalla nave madre durante le sue operazioni, e che poi lo riagganciano alla nave madre per il recupero. Con qualsiasi meteo ci sia all'esterno, questi nuotatori e subacquei si tuffano in acqua in prossimità dell'Albin, che viene raggiunto da un gommone, e dopo aver fatto un check intorno al sommergibile, uno di loro, il capo nuotatore, sale in prossimità della torretta dell'Albin, da cui c'è il boccaporto di accesso, e ha un interfono con l'interno con cui chiama l'equipaggio dell'Albin, e la prima frase di rito dagli anni 60 a oggi è: bentornati in superficie, tranquilli, siete a casa. È quella frase che ti dice che dopo 7, 8, 9 ore sul fondo dell'oceano puoi stare tranquillo che verrai recuperato, perché comunque essere a quelle profondità completamente disconnessi dal mondo superficiale è qualcosa di particolare. E nonostante abbiamo una radio a onde molto lunghe per fare delle brevi comunicazioni, in realtà non c'è una comunicazione continua, viene fatti dei ping sonar per confermare ogni tot minuti che le attività sono in corso. E qui vedete i swimmer che stanno lavorando intorno all'Albin. Questa è la zona che chiamiamo del basket, che è un vero e proprio vassoio dove teniamo tutta l'attrezzatura scientifica, e qui si vedono i due bracci robotici ai due lati in posizione di riposo con la sfera. Ho inserito qui un breve video che vi fa vedere come l'Albin viene messo a mare. Si accede da quella passerella laterale. Sull'Albin possiamo vedere i due swimmer che lo distaccheranno. I binari che vedevate sono quelli che portano l'Albin fuori dall'hangar in posizione poppiera per essere varato, e poi l'Albin viene messo a mare, viene lentamente calato e poi viene sganciato dalla nave madre. Una volta sganciato, i subacquei cominciano le operazioni di rimuovere quei tag che si vedono negli aerei, remove before flights. Noi ce l'abbiamo, remove before dive. Vengono rimossi tutti quanti, e quello ti garantisce che potrai effettivamente sganciare i pesi, fare gli sganci d'emergenza, perché in caso d'emergenza l'Albin può abbandonare tutte e due le braccia, può sganciare tutti i motori, può rilasciare il basket, può sganciare quanto più peso possibile per assicurarsi di poter riemergere. È un sommergibile che comunque ha d'assetto positivo, deve essere tenuto giù con dei ballast di zavorra che poi vengono abbandonati sul fondo. E comincia l'immersione. E questa immersione, nei primi 200-300 metri arriva il buio più completo, poi comincia una bioluminescenza spettacolare, una specie di pioggia al contrario di organismi blu e azzurri che scorrono verso l'alto, finché si arriva al fondo. E il fondo
è un posto molto particolare. La mia prima immersione è stata quella che mi ha segnato più di tutte, perché mi sono reso conto che, per quanto si parli di esplorazione robotica, la presenza umana in questi luoghi non ha eguali. Ti dà delle sensazioni, ti dà delle emozioni, ti dà una percezione di quello che sta succedendo che è incredibile. Nel frattempo l'Alvin è quasi scomparso nel buio, visto dalla sua stessa telecamera. E qui ho lasciato una clip del podcast, che è quella in cui racconto l'arrivo sulla dorsale oceanica, l'arrivo al fondo. L'arrivo sul fondo dell'oceano mi lascia sempre senza parole. È qualcosa di profondo l'impatto con il nero intenso del basalto, un vetro nero che riflette. Il fondale infatti qui non ha sedimento, non ha sabbia, è roccia, roccia nuda, roccia vulcanica, roccia nera. Sembra un lenzuolo sofferto, un lenzuolo utilizzato, accartocciato, martoriato, che è stato ripiegato su se stesso più volte. Eppure è fatto di vetro, vetro nero, lava. Sono zone, quelle in cui atterriamo normalmente, che sono appena fuori dalla dorsale oceanica, dove i Black Smoker sono situati. È la zona più sicura, perché in questo caso il fondo è liscio, è piatto. Non si vedono animali, non si vedono pesci, eppure ha un fascino incredibile. C'è questo riflettere nero, lucido, le luci dell'Alvin che tornano indietro. Qualcosa di spettacolare che non ho mai visto da nessun'altra parte. Una volta andato in assetto, l'Alvin comincia a spostarsi. Ci si avvicina alla valle, la Rift Valley, quella che viene chiamata caldera sommitale, una lunga frattura come il Grand Canyon che scorre in cima alle dorsali oceaniche. Larga da poche decine a qualche centinaio di metri e profonda da decine a centinaia di metri, questo grande canyon ospita al suo interno i Black Smoker. Mentre ci avviciniamo alla caldera sommitale, incominciano a vedersi delle colonne di basalto. Si vedono delle strutture incredibili, dei ponti, degli archi. Sembra quasi di osservare una cattedrale costruita di basalto nero. All'arrivo all'interno della Rift Valley si apre il vuoto sotto di noi e lentamente scendiamo. In quei momenti di solito l'acqua da trasparente diventa nera. Questo fumo nero che ci avvolge e che non ci fa vedere niente è in realtà dovuto ai metalli disciolti nell'acqua dei Black Smoker. Metalli che stanno precipitando, gli stessi metalli che danno origine ai Black Smoker stessi, che sembrano delle gigantesche colonne di sabbia fatte al mare dai bambini. Le prime che sono state scoperte dall'Alvin erano alte solo 1 o 2 metri, ma in questo momento ne conosciamo di alte oltre 80 metri, palazzi di decine di piani, delle strutture enormi e fragilissime. Queste strutture sembrano fatte di sabbia nera e porosa e si vede questo movimento dell'acqua calda che non solo esce nera dagli orifizi principali, ma lentamente diffonde dall'intera struttura. La cosa che poi colpisce, se è la prima volta che ci si immerge sui Black Smoker, è la diversità di animali mai visti che si trovano ammassati gli uni sugli altri alla base lungo le pareti dei Black Smoker. Sembra di guardare un prato di fiori giganti. Ma non sono fiori, sono dei vermi molto particolari che arrivano fino a 2 metri di lunghezza, chiamati Riftia pachyptila. Quella che stavate sentendo è una breve clip del podcast in cui raccontiamo l'intera missione che ho realizzato con Radio 3 Scienze e la collega Francesca Boninconti e Marco Motta. E queste sono alcune delle foto che ho scattato, queste tra l'altro in una delle prime immersioni che ho fatto, 2014, in cui si vedono questi canali dove la lava scorre durante le eruzioni che poi si svuotano e danno luogo a queste colonne, questi ponti, queste strutture di basalto e poi appunto i Black Smoker. Queste strutture porose da cui emerge acqua a 370 gradi che però non sta bollendo per via della pressione estrema che è presente nella zona. E accanto a queste emissioni ad altissima temperatura si sviluppa la vita. Qui siamo nella dorsale atlantica, vedete dei gamberi molto particolari, dei gamberi che posseggono sulle loro branchie dei batteri simbionti e sono i batteri a produrre il cibo per il gambero e lo producono utilizzando i composti che il vulcano emette in acqua. È come la fotosintesi, solo che l'energia non viene dal sole ma viene dalla composti chimici del vulcano, noi biologi la chiamiamo chemosintesi. È il lato oscuro del nostro pianeta, l'energia oscura del nostro pianeta, l'energia della Terra, non quella del Sole, quella geotermale. E questo è uno dei video fatti durante la spedizione, in cui con l'Alvin ci siamo avvicinati ad alcune di questi Black Smoker, di queste strutture. Questa è la struttura chiamata Bio 9, è alta circa 35 metri,
dalla base fino alla sommità più alta. Questi specie di alveari che vedete costruiti qui sopra sono creati da un verme che vi farò vedere tra poco, che si chiama Alvinella pompeiana, un verme molto particolare. Quando nel 1977, dopo l'ennesimo fallimento nel trovarle, decisero di andare a cercarle intorno alla dorsale oceanica delle Galapagos, decisero che la cosa migliore per cercare queste correnti convettive fosse trascinare un termometro sensibilissimo con una telecamera. Una telecamera che ogni tot metri faceva una foto. Ritiravano la telecamera a bordo e sviluppavano le foto a mano durante la campagna, mentre la telecamera tornava a farne altre. Durante una delle trascinate notturna hanno rilevato una differenza di temperatura di mezzo grado centigrado nell'acqua a fondo, a circa 2000 metri di profondità. Subito è scattata l'emozione, hanno sviluppato le 12.000 fotografie che avevano di quel momento e si sono messi a guardarle una a una. E per migliaia di fotografie non vi è stato neanche un frammento, nulla che non fosse basalto nero dappertutto. Poi per soli 13 scatti, solo 13 scatti, sono comparse delle cozze giganti bianche che non erano mai state viste e una lattina di birra. Cominciato il dibattito a bordo, ma questo è qualcosa che hanno mangiato qualche nave, ha buttato giù insieme all'immondizia. Siamo nel 1977, già c'era immondizia nel Deep Sea, non stiamo parlando dei giorni nostri. Si è dibattuto molto, molti pensavano fossero scarti perché le cozze sembravano morte, queste cozze grandi di circa 30 centimetri, con questa lattina di birra che supportava l'idea che fosse qualcuno che aveva mangiato qualcosa e buttato giù, se non fosse che le cozze corrispondevano al punto dove c'era mezza grado di temperatura di anomalia. Allora è stato chiamato l'Alvin, che il 12 febbraio del 77 ha fatto la prima immersione in questo posto. Arrivati al fondo si sono resi conto di aver trovato effettivamente queste sorgenti termali, questa acqua calda. Ma i geologi che erano a bordo dell'Alvin hanno anche visto un ecosistema mai visto prima, fatto da forme aliene, e ci sono delle conversazioni registrate con la superficie dove si dice, beh, forse è il caso che riscriviamo completamente i libri di biologia. Ed erano così convinti che non ci fosse biologia lì che a bordo non c'erano biologi. Abbiamo dovuto aspettare il 1978 per avere le prime immersioni con dei biologi a bordo. E lì abbiamo trovato una biologia incredibile. Questo è il verme chiamato Riftia pachyptila. Può sembrare un vermetto piccolo, questo è il tubo esterno fatto di chitina, questo è il suo pennacchio rosso che vedete, contiene un'emoglobina molto simile alla nostra, ma è un verme che è lungo fino a 2 metri, con un diametro di circa 12-13 centimetri, è un verme gigante. Ed è un verme che non ha bocca, non ha intestino, non ha stomaco. È una sacca gigante ripiena di questi batteri che producono energia grazie all'energia del vulcano. E fanno lo stesso ruolo che fanno gli alberi nella foresta amazzonica, sostengono una biodiversità e delle biomasse che sono incredibili. L'altro verme è questo qui, Alvinella pompeiana, chiamato il verme di Pompei, uno per il suo rosso acceso, omaggio ai colori di Pompei, ma anche perché questo verme vive in quegli alveari che vi ho fatto vedere prima, bianchi, a circa 80 gradi di temperatura, seppellito dalle ceneri continuamente del vulcano. E quindi un doppio omaggio alla nostra Pompei, e questi bianchi che vedete sul dorso non sono peli o filamenti, ma sono batteri simbionti. Sono filamenti di batteri che questo verme utilizza, un verme che è circa 20-25 cm di lunghezza massima, che utilizza per trarre nutrienti e detossificare i metalli pesanti, i composti tossici che emergono dal vulcano. Quello che noi andiamo a cercare appunto sono questi qui. Questa è una foto al microscopio elettronico dei batteri estremofili, che sono un po' il focus del mio lavoro come microbiologo ambientale. I batteri estremofili sono quei batteri che amano le condizioni estreme, temperature altissime, vivono fino a 122 gradi di temperatura, oltre alla temperatura di ebollizione dell'acqua. Vivono a pH sotto l'1, che è più acido dell'acido delle batterie, l'acido solforico presente nelle batterie. Vivono a pressioni incredibili e noi li utilizziamo come società tutti i giorni in maniera inconsapevole. Pensate che i test molecolari per il Covid, i test PCR che abbiamo utilizzato per anni, diventati famosi purtroppo durante la pandemia, sono possibili solo grazie a un enzima chiamato TAC polimerasi che è stato isolato da batteri estremofili che vivono ad alta temperatura. E quindi tutta la ricerca biomedica, la ricerca sul cancro, la ricerca biotecnologica e i test Covid sono possibili solo grazie alla ricerca sui batteri estremofili che ci ha portato questi enzimi incredibili che noi utilizziamo anche nei detersivi, nei sistemi di smacchiamento industriale e in un sacco della ricerca che noi facciamo tutti i giorni. Il podcast realizzato con l'aiuto della RAI lo potete ascoltare su RaiPlay Sound, lo trovate anche su Spotify, solo 4 puntate.
È un podcast in cui sentirete tre voci, due voci mie, una registrata all'interno del sommergibile e poi una voce narrante mia in cui spiego alcune cose registrate in studio insieme alla collega Francesca Buoninconti. È un podcast che è la prima volta che realizzo un prodotto del genere, è stata un'esperienza fantastica, un'esperienza molto divertente e devo dire che sta andando molto molto bene. Siamo andati in nomination ai New York Radio Awards, in questo momento siamo in nomination agli Italian Podcast Award, ci sono le votazioni online aperte tra l'altro, piccolo momento di autopubblicità. E tra l'altro a New York era l'unico podcast italiano in corsa e l'unico podcast europeo nella categoria scienza, gli altri erano BBC e CNN, quindi devo dire che sta andando molto molto bene. E se siete curiosi di seguire le nostre spedizioni sul campo e quello che facciamo, potete andare sul sito del progetto Coevolve, dove trovate post regolari sulla cosa, oppure potete seguirci sul sito del mio gruppo o sui social, su Instagram specialmente, seguendo l'hashtag Extreme Geobiology, dove postiamo continuamente dal campo storie, foto, immagini. E da domenica riprenderemo a postare, perché domenica parto qui da Trieste e non riesco a rimanere con voi domani, perché domani pomeriggio parto per le Eolie e torniamo a campionare su alcune delle fumarole sommerse che vi ho fatto vedere prima, per continuare la nostra opera di ricerca. E vi ringrazio ancora tantissimo per l'attenzione. Se c'è qualche domanda, io ce n'ho una. Che possibilità ci sono da 0 a 100 che un giornalista venga a bordo dell'Albin? Ci sono state due visite di giornalisti a bordo dell'Albin in passato, grandi testate come Scientific American e un'altra testata americana, che hanno concordato con la National Science Foundation, che è la fondazione che paga il costo dell'Albin, che ha un costo di circa 100.000 euro al giorno, nave più sommergibile per il mantenimento, che hanno avuto l'opportunità di immergersi. Quindi è una cosa che è teoricamente fattibile, non molto probabile. E tenga presente che la bellezza dell'Albin, delle immersioni, è che voi potete andare sul sito del Woodsol Oceanographic Institution ed esiste il log delle immersioni dell'Albin, da cui non solo potete guardare chi si è immerso, in quale immersione, che profondità e cosa aveva, ma ci sono gli still delle camere dell'intera immersione con tutti i log fatti dagli scienziati del pilota. Questo dagli anni 70 a oggi, quindi si può rivivere, potremo andare esattamente a contare quando e dove si sono immersi i giornalisti. Allora intanto ci accontentiamo di una foto con lei, insomma, va bene. Allora, premierà in questo caso il Francesco Pantega, che è il presidente del Consiglio Comunale di Trieste, che quindi è un nostro carissimo amico da sempre. E quindi, Donato, che dirti? Tutto è nato appunto ascoltando il tuo podcast, grazie a una segnalazione fatta da un nostro amico. Io sono rimasto rapito da questa cosa e devo dirti la verità, grazie della tua disponibilità e grazie di essere qua a Trieste con noi, veramente. Ti lascio. Grazie. Allora, che dire, buonasera a tutti. Intanto vi porto i saluti del Comune di Trieste, noi ci teniamo a queste iniziative. Ma gli diceva lui prima, dovevo andare via, ma sono stato catturato, perché mi sono fermato là, ho perso il tempo, A un certo punto lui mi ha svegliato quasi, no? Perché lei continuava a fare. Era molto interessante, per questo complimenti, insomma, no, io non conoscevo questo aspetto, mi ha veramente catturato nelle iniziative che fate. Complimenti ancora. E buona immersione per le prossime. Grazie. Grazie.